Nella lezione precedente abbiamo visto in quali ambiti il datore di lavoro si deve occupare della valutazione dei rischi e quindi abbiamo visto nel guardare al lavoro che svolge il lavoratore, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e così via. In questa seconda lezione invece vediamo più che altro come deve essere strutturato il documento di valutazione dei rischi. Cominciamo nel dire che il documento di valutazione dei rischi è un qualcosa che sta a valle di un processo, appunto, che è il processo di valutazione. Non si può redigere un documento di valutazione dei rischi se non dopo aver affrontato dei passaggi analitici, dei passaggi che meritano che l'imprenditore, il datore di lavoro si esprima in merito a determinate cose, a determinati fatti, a determinate circostanze. Per cui una cosa è la valutazione dei rischi, una cosa è il documento di valutazione dei rischi che ne condensa i contenuti. Questo documento deve avere, dice il decreto legislativo 81, una data certa, cioè la sua redazione nel momento in cui il documento viene completato deve avere una data che rappresenta la data a partire dalla quale quel documento, considerato tutto l'insieme delle valutazioni che sono state effettuate, ebbene, è la data di riferimento a partire dalla quale devono accadere o comunque devono funzionare delle cose in una certa maniera. Come vedremo, apporre una data certa significa dichiarare che il compimento e quindi l'entrata in vigore di un documento fa riferimento a una certa data, oppure ci sono degli strumenti informatici per apporre una data certa, il ricorso ad un ente quale l'ufficio postale che appone il timbro e così via. Il documento di valutazione dei rischi poi è un documento che può essere tenuto in maniera cartacea, ma può avvalersi anche del supporto informatico, per cui può essere un file residente all'interno di un dispositivo che viene conservato in azienda, ma per un fatto molto semplice. In azienda, cioè, significa il luogo a cui fanno riferimento i rischi valutati. Questo significa avere la possibilità di consultarlo, avere la possibilità di farlo consultare, averne insomma la disponibilità. Il documento di valutazione dei rischi è un documento che molte volte viene frainteso, o meglio, viene inteso correttamente, ma soltanto parzialmente, nel senso che si trascurano degli aspetti che sono fondamentali. Il documento di valutazione dei rischi molte volte viene inteso come un elenco di rischi a fronte dei quali si effettua la valutazione, cioè si stabilisce se si tratta di un rischio grave, di un rischio meno grave, oppure è in riferimento a questo si giustifica la valutazione dicendo, parlando di un certo livello di probabilità di accadimento di un evento oppure di un certo livello di magnitudo. In realtà il documento di valutazione dei rischi, oltre a essere questo, è qualche cosa in più. Deve essere, come possiamo dire, ben collocato all'interno di un contesto, deve fare riferimento molto ma molto precisamente alla realtà di cui i rischi si sta valutando, di cui i rischi si stanno valutando. Il nostro decreto legislativo 81, ovviamente integrato con il 106 del 2009, parla di una relazione sulla valutazione dei rischi. Questi rischi devono fare riferimento a
l'attività lavorativa nel suo divenire non devono essere dei rischi astratti, ma sono proprio quelli che possono emergere durante l'attività lavorativa. Non soltanto, questa relazione sulla valutazione dei rischi, inoltre, deve specificare i criteri in base ai quali ci si è organizzati a valutare un rischio in un modo piuttosto che in un altro. E cioè, io imprenditore, io datore di lavoro, ho ritenuto che questo determinato rischio che può emergere durante l'attività lavorativa che presiedo è un rischio grave per un determinato motivo, perché mi sono rifatto ad un determinato criterio. In questa relazione bisogna specificare quali sono i criteri adottati per la valutazione. Tuttavia, questa scelta dei criteri è rimessa al datore di lavoro, e cioè il datore di lavoro ha discrezionalità nello scegliere dei criteri che siano più appropriati alla realtà cui sta facendo riferimento. Questa relazione ovviamente può cambiare, può essere più o meno semplice, più o meno breve. Ovviamente si tende a privilegiare la semplicità e la brevità per favorirne la disponibilità, ma soprattutto la comprensibilità. Cioè, il documento di valutazione dei rischi è un documento che deve essere appannaggio di tutti coloro che lavorano in un'azienda. Si sa che il responsabile dei lavoratori per la sicurezza può chiederne la consultazione, per cui nel momento in cui si legge questo documento deve essere compreso perfettamente quello che si descrive all'interno del documento, quello che si valuta e la maniera in cui si valuta il rischio all'interno del documento. A questo punto andiamo ancora più avanti. Diciamo una cosa, diciamo, che molto spesso viene sottovalutata: il documento di valutazione dei rischi è un documento vivo in azienda, cioè che esercita una influenza in azienda, perché deve essere come concepito come uno strumento operativo di pianificazione. Che cosa significa dire che è un documento operativo ed è uno strumento di pianificazione? Nel senso che ai rischi valutati e quindi presi in considerazione poi devono seguire delle misure di prevenzione, di protezione. Ci sono delle misure di prevenzione e di protezione che fanno riferimento a dei rischi e che sono state già adottate. Queste misure adottate danno evidenza a terzi di come ci si orienta nei confronti del rischio, come si gestisce il rischio. Ci possono essere poi delle misure di prevenzione e di protezione che non sono state ancora adottate, per cui fanno parte ancora di un aspetto relativo a delle lacune nell'organizzazione del lavoro. Ebbene, questi diventano degli step ai quali fare riferimento per adempiere all'implementazione di queste misure. Non soltanto, il documento di valutazione dei rischi, quindi, oltre a prendere in considerazione e a specificare le misure di prevenzione e di protezione, deve elencare e descrivere quali sono stati i dispositivi di protezione individuali adottati. Esiste quindi un vero e proprio programma nel documento di valutazione dei rischi che prende in considerazione lo stato attuale della sicurezza, cioè lo stato in cui versa l'azienda in un determinato momento storico, ma
il programma prende in considerazione anche il miglioramento nel tempo di quel livello di sicurezza, e cioè introduciamo, il legislatore ha voluto introdurre nella metodologia della valutazione dei rischi e nella conseguente gestione dei rischi il criterio di miglioramento continuo. E cioè, ritornando a noi, nei contenuti del documento di valutazione dei rischi il legislatore ci sta dicendo che va trovando, vuole vedere un programma con il quale l'imprenditore si impegna a migliorare quindi le performance di gestione del rischio all'interno dell'attività lavorativa. Per cui non è pensabile che vi sia un documento di valutazione dei rischi che faccia una fotografia all'indietro, un filmato all'indietro di come hanno funzionato fino a un certo punto le cose e come sono attualmente le cose. No, il documento di valutazione dei rischi guarda avanti, quindi guarda anche nel futuro per, diciamo, migliorare, per adeguare il comportamento, le situazioni, le condizioni, le circostanze, per conformarle ad un livello superiore e sempre superiore di sicurezza.